Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono in questa stanza perché nell'altra fa veramente troppo caldo, quindi mi sono trasferita al fresco e ho deciso di fare un video tag che ho trovato per caso girovagando tra i vari canali YouTube. Quando l'ho visto, ho pensato: questo tag è il mio, non posso assolutamente non rispondere a questo tag perché riguarda i tarocchi. Quindi tutte domande legate ai tarocchi, alla mia esperienza con i tarocchi e ditemi voi se potevo esimermi dal rispondere a questo tag. Assolutamente no. Prima di iniziare però vi segnalo che l'ho visto sul canale di Mondo Youtubiano, che era un canale che io non conoscevo, però vi lascio in info box il link al suo canale e credo che sia stato lui a ideare il tag, se non ho capito male. Comunque trovate tutto in info box. Ma adesso mi fermo con tutte queste premesse e comincio subito con la prima domanda. Da quanto tempo utilizzi o consulti i tarocchi? Dunque, io sono entrata in contatto con i tarocchi per la prima volta quando avevo 9 anni o 10, insomma più o meno quell'età lì, ero proprio una bambina e sono entrata in contatto con queste carte perché durante una vacanza in montagna mia madre ha deciso di comprarsi un mazzo di tarocchi di Marsiglia, di quelli classici. Anche lei non sapeva interpretare i tarocchi, però ne era affascinata, quindi ha comprato questo mazzo e durante la vacanza ha letto tutto il libretto e ha fatto delle prove. Quindi praticamente noi eravamo in questo residence in affitto. Alla sera dopo cena mia mamma si metteva lì con questo libretto e provava a fare delle stesure. Quindi io vedevo queste carte tutte stese sul tavolo e ne ero affascinata perché le figure di queste carte erano completamente diverse da quelle che io avevo visto fino a quel momento, perché io fino a quel momento avevo visto solo carte da gioco. Quindi quando le ho viste sono rimasta letteralmente folgorata perché mi sono piaciute da subito. E ho chiesto a mia madre che cosa fossero queste carte. Lei mi aveva spiegato che cos'erano, a cosa servivano e mi faceva restare con lei comunque quando faceva queste prove. Quindi io praticamente ho osservato un pochino il suo processo, diciamo, di apprendimento dei tarocchi. Poi, quando siamo tornati a casa, io in qualche modo volevo un po' sempre giocare con queste carte, quindi le prendevo, le guardavo, le giravo, ci giocavo, però era solo un gioco. E poi diciamo che nel tempo mi sono avvicinata anche un pochino di più al significato, quindi ho cominciato a studiarle un pochino più seriamente, fino a che sono arrivata anche nell'età dell'adolescenza in cui ho cominciato a collezionare mazzi di tarocchi, perché comunque ero veramente affascinata dalle figure di queste carte. Ho cominciato a collezionare i tarocchi, a collezionare anche le sibille, perché io comunque mi sono avvicinata anche alle sibille. Mi piacevano tantissimo questi mazzi. E mi ricordo che ogni volta che in edicola usciva un mazzo allegato ad una rivista di astrologia o comunque una rivista di qualsiasi genere, io andavo subito a comprarmi la rivista per avere il mazzo di tarocchi. Ricordiamoci che quando io ero adolescente internet non esisteva, quindi per avere un mazzo di tarocchi un po' particolare, si doveva andare o in libreria oppure aspettare che qualche rivista desse in allegato qualche mazzo particolare. Però devo dire che con le riviste ne ho presi veramente tanti di mazzi, perché ne hanno veramente dato e regalato tanti in quegli anni, quindi ne ho collezionati una serie. E questo è stato più o meno il mio approccio iniziale con i tarocchi. Poi, dopo l'adolescenza, ho cominciato a crescere, a diventare adulta e mi sono interessata sempre di più all'aspetto simbolico dei tarocchi perché mi affascinava tantissimo. Quindi ho cominciato a studiarli dal punto di vista simbolico, ho cominciato a studiare il significato divinatorio, a fare delle stesure. E insomma, piano piano è stato un cammino che ho svolto, diciamo, più o meno in quest'ordine. Il mio è stato un percorso molto graduale. Ho iniziato da bambina per gioco, poi piano piano da adolescente ho collezionato i mazzi e da adulta ho cominciato a studiarli e a fare, diciamo, qualcosa di più serio con i tarocchi. Però più o meno questo è il mio percorso con i tarocchi. Quindi, se devo dire da quanto tempo, considerando che avevo 10 anni e adesso ne ho 40, si può dire che sono 30 anni più o meno che io ho i tarocchi tra le mani, ecco, quindi insomma è tantissimo tempo. Ma andiamo avanti con la seconda domanda perché altrimenti resto una vita sulla prima. Cosa pensavi prima dei tarocchi? Dunque, considerando che sono entrata in contatto con i tarocchi a 10 anni,
Prima non pensavo nulla, nel senso che non li conoscevo nemmeno, non sapevo nemmeno che cosa fossero, quindi non posso rispondere a questa domanda perché non mi ero fatta un'idea semplicemente perché non li conoscevo. Che cosa pensi adesso dei tarocchi? Io penso che prima di tutto siano uno strumento di conoscenza di sé, quindi prima di qualsiasi cosa secondo me i tarocchi sono questo. Poi ovviamente attraverso lo strumento di conoscenza di sé e lo strumento anche per allenare l'intuizione, soprattutto per chi li fa i tarocchi, attraverso questo si può, diciamo, arrivare ad avere delle risposte che ci possono orientare, verso determinate scelte che poi andranno magari ad influire sul nostro futuro. Quindi io penso che più o meno, per rispondere molto a grandi linee, i tarocchi siano questo. Quarta domanda. Hai trovato dei riscontri nelle letture? Sì, io moltissime volte ho trovato dei riscontri nelle letture quando facevo le letture, perché io in questo momento studio i tarocchi dal punto di vista simbolico, faccio questi corsi su YouTube, faccio questi video, continuo comunque ad approfondire la conoscenza dei tarocchi, ma non faccio più stesure alle altre persone. Questo perché ho avuto un calo energetico piuttosto importante. Se avete visto i miei video precedenti, sapete che ho avuto degli anni difficili perché ho, comunque l'ho detto in tanti video, l'ho accennato, però comunque ho avuto degli anni molto difficili in cui la mia energia è andata un po' a finire sotto le scarpe. Quindi, essendo così tanto giù a livello energetico, non riesco tanto a fare delle stesure alle altre persone perché richiede comunque un impegno abbastanza importante dal punto di vista energetico, almeno per come li facevo io, per come sono abituata io ad approcciarmi con i tarocchi, e quindi ho smesso di farli alle altre persone, però continuo comunque ad avere contatto con i tarocchi perché continuo a studiarli, continuo comunque ad approfondire determinati argomenti, quindi insomma, diciamo che i riscontri continuo sempre a trovarli, anche se magari non faccio la stesura classica con una persona davanti che mi fa una domanda. Quinta domanda, cosa pensi dei siti di cartomanzia? Dunque, i siti di cartomanzia secondo me si dividono in due grandi filoni. Ci sono i siti informativi, divulgativi, in cui si parla di tarocchi, in cui potete trovare delle informazioni utili, potete trovare degli strumenti di divinazione, magari anche diversi dai tarocchi, potete trovare una parte tutta dedicata alle domande degli utenti, quindi anche un modo per interagire con chi è appassionato di tarocchi. Ci sono delle sezioni molto interessanti in cui si parla appunto di tutti gli aspetti legati ai tarocchi. E questi credo che siano dei siti anche utili e carini. E poi ci sono i siti che sono fatti, costruiti e pensati per offrire alle persone dei consulti di cartomanzia a pagamento. E solitamente questi siti hanno un numero che è un numero a pagamento, e di solito sono questi numeri 899, insomma, con questi prefissi. E sono numeri molto costosi perché sono proprio fatti per guadagnare più soldi possibili, tanto più il tempo che voi trascorrete al telefono è alto. Quindi più tempo state al telefono e più la persona che è titolare del numero guadagna soldi. E a me i siti di questo genere, basati su questo principio, sinceramente non mi piacciono tanto. Quindi io personalmente non contatterei un sito del genere. Intanto perché il principio sul quale si basano i tarocchi, che dovrebbe essere l'aiuto, la conoscenza di sé, l'intuizione, comunque fornire alla persona delle informazioni che possono essergli utili, diciamo che questo principio un po' si perde, perché il principio di quei siti più che altro è tenere la persona al telefono più tempo possibile per guadagnare più soldi possibili. E quindi è un sistema che a me non piace. E quindi sinceramente credo che sia assolutamente poco affine al modo che ho io di utilizzare i tarocchi. Ovviamente con questo io non voglio dire che una persona che fa il cartomante di professione non debba farsi pagare, anzi al contrario è giusto che venga pagato,
però non in quel modo, non con quelle numerazioni. Sarebbe molto più onesto che lui chiedesse una cifra, una sua tariffa per fare il consulto di tarocchi. Può essere più o meno alta a seconda della sua esperienza e della sua bravura, ma almeno sarebbe più onesta. Invece questo sistema di tenere le persone al telefono il più possibile, facendole parlare il più possibile, cercando di raccontare più cose possibile, anche se magari non c'è un vero riscontro di quelle cose lì nelle carte, mi sembra un metodo discutibile, almeno per quello che è il mio punto di vista. Poi ovviamente ognuno fa quello che vuole. Andiamo avanti con le domande. Quale arcano maggiore ti rappresenta di più? In passato avrei detto la temperanza, invece adesso direi che forse l'arcano maggiore che mi rappresenta di più in assoluto è il matto. Il matto perché? Perché è un individuo che riesce a staccarsi dal passato e a intraprendere una nuova strada. Certo, il matto ha degli elementi che non mi assomigliano per niente, ad esempio il matto è immaturo, non vuole legami, non vuole vincoli, quindi io in realtà non sono così. Però ci sono degli aspetti di quella carta, come ad esempio la spensieratezza, il fatto di lasciarsi alle spalle un passato che gli sta stretto, il fatto di intraprendere delle strade nuove, un po' più avventurose, senza magari sapere perfettamente dove arriverà. E quelli sono aspetti che in questo periodo della mia vita sicuramente sono vicini al mio modo di essere. Ovviamente è una risposta abbastanza generale, perché poi in una carta, come voi sapete, ci sono tante sfaccettature, tanti elementi diversi, quindi è difficile riconoscersi completamente in tutto e per tutto in una carta. Però diciamo che posso estrapolare questi elementi e rispondere più o meno in questo modo. Poi andiamo avanti. Quale carta preferisci nella rappresentazione e nel significato? Il mondo. Il mondo mi piace molto come carta, mi piace la rappresentazione iconografica e mi piace il significato. Comunque una bella carta ed è tra l'altro l'ultima carta degli arcani maggiori, quindi conclude un po' tutto il ciclo e sicuramente è una delle mie carte preferite. Quale carta ti fa più paura? In realtà non ci sono carte che mi fanno paura, perché quando voi conoscete i tarocchi e sapete interpretarli, sapete anche che non ci può essere una carta che da sola può far paura, perché le carte vanno sempre comunque associate alle altre. Bisogna vedere il contesto della stesura, bisogna vedere la posizione, bisogna vedere qual è la domanda. Insomma, una serie di cose diverse, quindi la stessa carta in stesure diverse, in posizioni diverse, può assumere dei significati completamente diversi. Quindi in realtà una carta che mi fa paura non c'è, mi potrebbe far paura una combinazione di carte al limite, ma non una carta da sola. I tarocchi hanno causato male o negatività nella tua vita? No, assolutamente no, anche perché se fosse stato così, sicuramente non avrei continuato a studiarli e non avrei continuato con il mio percorso legato ai tarocchi. Se io continuo è perché mi hanno dato comunque della positività e non della negatività. Ultima domanda, consiglieresti l'utilizzo o il consulto dei tarocchi secondo la tua esperienza? Sì, lo consiglierei, ma con un però. Io consiglierei alle persone sicuramente di approcciarsi ai tarocchi, di studiare i tarocchi, ma di non improvvisarsi mai. Quindi con i tarocchi bisogna stare attenti alle improvvisazioni. Questo non tanto su se stessi, nelle prove che voi fate, negli studi che voi fate singolarmente, ma quando entrate in contatto con un'altra persona che vi fa una domanda, che vuole sapere delle cose, allora in quel caso è sempre molto consigliabile non improvvisare, piuttosto dire che voi non riuscite a vedere quella cosa che vi ha chiesto, ma non improvvisarsi mai, perché sono comunque argomenti molto spesso delicati quelli che vengono fuori da una stesura. Si parla di vita affettiva, di vita lavorativa, di esperienze personali, quindi sono temi abbastanza delicati e non bisogna mai improvvisarsi.
Allo stesso modo consiglierei a chi invece desidera farsi fare le carte, quindi non studiarle, ma farsele fare, di rivolgersi solo a professionisti seri e persone che siano veramente capaci ad interpretarle, perché purtroppo ci sono veramente troppi improvvisati, persone che vogliono magari soltanto chiedervi dei soldi, ma che i tarocchi in realtà magari non li conoscono neanche così bene. Quindi fate sempre attenzione quando vi rivolgete a qualcuno e soprattutto se questo qualcuno vi chiede dei soldi, che sia una persona competente e seria. Quindi questo è solo un consiglio, ovviamente, però mi sento comunque di darvi questo tipo di suggerimento. Il tag è finito, questa era l'ultima domanda. Io spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo tag. Fatemi sapere se c'è qualche risposta che voi magari avreste dato in modo diverso rispetto a come l'ho data io. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.